Quest'anno, in occasione della nostra vacanza in campeggio sulla Riviera Romagnola, abbiamo deciso di visitare la bella cittadina di Comacchio, che si trova a non più di 15 minuti di macchina dalla Riviera. Comacchio, detta anche la piccola Venezia, è un centro di particolari bellezze naturalistiche e testimonianze storiche. Andando su internet abbiamo identificato gli angoli e i monumenti da visitare, ma in questo video documentiamo solo quelli che siamo riusciti a raggiungere nella giornata a nostra disposizione. Il simbolo di Comacchio è il ponte chiamato Tre Ponti, la cui costruzione è iniziata nel 1631. La struttura portante è in mattoni e la pianta è di forma pentagonale, con cinque arcate e scale che sovrastano il punto d'incontro di cinque canali, che storicamente erano le vie di comunicazione tra la città e il mare. Il ponte degli Sbirri è un altro particolare manufatto costituito da tre arcate in mattoni che consentono il passaggio pedonale su un incrocio di canali. Anch'esso è stato costruito nel 1631 e ha preso quel nome dalle vicine prigioni cittadine. La torre dell'orologio venne eretta nel 1560 al posto di una precedente torre della prima metà del Trecento. Venne dedicata alla Madonna della Visitazione e montava un orologio donato dai monaci di Pomposa. Nel 1823 venne ricostruita e dedicata sempre alla Madonna della Visitazione. Accanto alla torre dell'orologio si può vedere la loggia dei mercanti del grano. Essa fu eretta nel 1621 per opera del cardinale Giacomo Serra e adibita a deposito di grano per i poveri di Comacchio. La cattedrale di Comacchio è dedicata a San Cassiano Martire, che è il patrono della città. La sua costruzione iniziò nel 1659 e al suo fianco si innalza la torre campanaria poggiante su un'imponente base in pietra d'Istria. L'interno della cattedrale ha un'unica navata con 12 cappelle disposte lateralmente. L'abside ospita un imponente altare settecentesco in marmo e la cinquecentesca statua lignea del martire Cassiano. Il santuario di Santa Maria in Aula Regia e il loggiato dei Cappuccini sono situati nell'estremità occidentale della città. Il santuario è meglio conosciuto come Chiesa dei Cappuccini. È stato costruito nel 1665 e ha una facciata in stile neoclassico. L'interno ha un'unica navata e sull'altare c'è la statua in terracotta della Madonna, Santa Maria in Aula Regia, protettrice della città. Il Museo
Museo Delta Antico è allestito nel settecentesco ospedale degli infermi, che costituisce uno degli edifici più significativi e monumentali del centro storico. Il museo presenta testimonianze archeologiche del territorio dall'età protostorica sino al Medioevo. Attraverso l'esposizione di quasi 2000 reperti e grazie a ricostruzioni e apparati mediatici, viene narrata la storia di questi territori nel passaggio dall'età del bronzo a quella del ferro e nel periodo romano fino all'epoca alto-medioevale. Particolare riguardo viene posto alla città etrusca di Spina, che prosperò a partire dal 540 a.C.